mostra di fotografie storiche in Piazza Grande domani. Sono con Piero Franchini, che è uno degli organizzatori, grazie al Fotoclub, anche perché una delle cose che fanno parlare di Arezzo nel mondo, e quindi non può che farci dare tini piacere, giusto Piero? Sì, se non altro l'Università dell'Oklahoma, che ha una sede anche qui ad Arezzo, ha acquistato tutta la nostra mostra, quindi tutta la nostra mostra di fotografie, che di 50 fotografie che avevamo fatto lo scorso mese, le ha acquistate l'Università dell'Oklahoma, perché ha ritenuto che le fotografie che sono di Arezzo, le foto storiche, praticamente sono tra le migliori al mondo, come sono conservate e come sono state risistemate. Perché solo in Oklahoma gli va bella roba buona, capito? Solo in Oklahoma gli va bella roba buona. La bistecca in Minnesota la si mangia poco cotta, ecco. La sapevi? Sì. E di preti del New Jersey falli proprio brutti scherzi. Comunque domani c'è la foto antiquaria in piazza dalle 9 tu sei alle sotto 19 le sotto, le lo. Sotto le logge Vasari, Piazza Grande, dove ci saranno tutte appunto queste macchine vecchie, le macchine fotografiche vecchie. E questi dell'Oklahoma che s'aventano. S'aventano e poi ci sarà una bellissima fotomodella che potrà essere fotografata. Anche trombata. No. Solo fotografata. Solo fotografata. Nel senso politico si solo fotografata, guarda. Cioè, sì, solo fotografata. Nel senso politico, dice. Certo. Sì, scusa, allora io ti chiedo scusa. Ciao.